Ma vi ricordate quando nella preistoria si usavano le schede telefoniche? Da ragazzini si faceva la collezione, si andava in giro nelle cabine a cercare quelle che la gente lasciava lì. E quando ne trovavi una particolare o rara, uscivi dalla cabina che ti sentivi un po' Clark Kent. Ovviamente conservo tuttora la mia collezione di schede telefoniche. Il mio tesoro! Ma perché tenere dei pezzi di plastica che non servono più a niente? Noi esseri umani collezioniamo un sacco di cose. Figurine, francobolli, conchiglie, bambole, cimeli di guerra, riviste, calamite, monete, sassi, tappi, bottoni, bottiglie di birra e schede telefoniche. Abbiamo questo bisogno di accumulare cose che non hanno una vera e propria utilità pratica. Le radici di questo comportamento nascono da un bisogno più primordiale di mettere da parte il cibo. Così, un po' come fanno gli scoiattoli che mettono da parte le ghiande per l'inverno, noi accumuliamo oggetti di qualsiasi tipo. Facciamo scorte! Non si sa mai. Questo ci dà un senso di tranquillità e ci fa sentire sicuri. Ma questo desiderio di possedere e conservare cose, seppur presente in ognuno di noi, non è per tutti ugualmente forte. Ci sono persone, infatti, che sono molto attaccate agli oggetti e li conservano con grande cura. Per loro le cose hanno un valore affettivo, che va ben al di là del valore puramente pratico. Sono orgogliose di ciò che possiedono e anche molto gelose. Sono molto attenti agli sprechi, risparmiano su tutto e se una cosa si rompe, la riparano anche più volte piuttosto che buttarla via. Sono, si potrebbe dire, degli accumulatori seriali. Se hanno un ripostiglio, un garage o uno scantinato, probabilmente è pieno di cose. E di scatoloni, con dentro altre cose. All'estremo opposto ci sono invece quelle persone che odiano circondarsi di cose inutili. Non significa che non possano avere un legame affettivo con un oggetto particolare, ma in generale, quando una cosa ha esaurito la sua utilità, non c'è motivo di tenerla. Se una cosa si rompe, preferiscono ricomprarla, piuttosto che cercare di aggiustarla. Per loro, sbarazzarsi delle cianfrusaglie è divertente e liberatorio. Poiché non sono così legate agli oggetti, potrebbero essere persone molto generose. Nel Lux Profile, la scala del possesso descrive le differenze individuali nel fare scorte, possedere e conservare oggetti. Ora, dove pensi di collocarti nella scala? Forse sei in uno degli estremi, o forse da qualche parte nel mezzo. Questo cambia significativamente il modo in cui vivi ed esprimi il motivo. Se due persone sono molto lontane nella scala, potrebbero nascere discussioni riguardo alla conservazione di beni o possedimenti. In una coppia, ad esempio, potrebbero essere frequenti i litigi su questioni relative alla gestione del patrimonio o alla cura e alla conservazione delle cose in casa. Tra soci di un'azienda, invece, potrebbero nascere dibattiti su investimenti, sprechi, gestione delle risorse. Quando c'è troppa differenza tra noi e un'altra persona, facciamo fatica a comprendere le emozioni dell'altro e ad accettarne i comportamenti, che talvolta possono apparirci strani o fuori luogo. Scoprire con il Lux Profile quanto il possesso sia importante per te e per le persone con cui ti relazioni ti aiuterà, tra le tante cose, a comprendere e accettare i comportamenti dell'altro, gestire più consapevolmente le discussioni e trovare più facilmente un'intesa. Ma ricorda che i motivi sono 16 e il possesso è solo uno di questi. Siamo tutti diversi e ciò che ci rende unici è la configurazione dei nostri 16 motivi. Io sono Luca Sartori, ti aspetto in un altro video con un altro motivo.